Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, mi sono appena svegliata e oggi mi sono prefissata di filmare questa challenge che sarà forse una delle challenge più difficili e più tragiche della storia di tutte le challenge, perché oggi vivrò 24 ore senza specchio. È per una beauty girl, ok? Cioè, è veramente un disastro perché non so come farò a truccarmi. Non so come farò a farmi i capelli. Oggi volevo fare lo chignon perché non è giorno di lavaggio capelli oggi, perché li lavo sempre troppo spesso, quindi oggi dovrei lavarli domani, ma non posso perché oggi volevo fare uno chignon alto, eccetera. Ma come faccio a fare uno chignon se non posso usare lo specchio? Cioè, come faccio a sapere poi come esce? Quindi no, è meglio se lavo i capelli, così poi almeno li asciugo e spazzolandoli almeno decenti, insomma, più o meno saranno, sempre meglio che con lo chignon. E poi il mio grosso dubbio rimane: come faccio a truccarmi, come faccio a fare le sopracciglia? Io devo uscire, quindi cioè mi trucco, ma non è che poi rimango a casa, cioè devo anche uscirci io così. Comunque sono ancora a letto, come potete vedere. Adesso vado a farmi la doccia e copriamo subito lo specchio del bagno, così non imbroglio. Mamma mia ragazzi, mi sto già pentendo di fare questa challenge perché già prevedo che verrà fuori un bel casino. Comunque copriamo lo specchio, là, voilà. Ok, specchio coperto, non posso vedermi assolutamente e adesso andiamo a fare la doccia. Ok, faccio riscaldare l'acqua un pochino e nel frattempo mi lavo i denti. E se non mi posso guardare lo specchio mentre mi lavo i denti, non so cosa fare perché sarà veramente veramente bizzarro. Guarderò il cellulare se non altro, ma penso di non poter nemmeno specchiarmi con la videocamera del cellulare perché sarebbe contro le regole. E penso di non dovermi nemmeno, ragazzi, in questo momento vi faccio vedere, vado in questo specchio, vi faccio vedere. In questo momento io stavo filmando con il monitor, il display della videocamera alzato, ok? Adesso lo abbasserò e filmerò tutto il resto della giornata. Ok, sono a fuoco, devo controllare solo questo, ok? E filmerò tutto il resto della giornata così, quindi non mi posso vedere. Se non sarò a fuoco in alcune scene, perdonatemi, ma non potendomi vedere non posso vederla questa cosa, e non guarderò nemmeno la videocamera del cellulare, quindi oh mio Dio. Ok, sono uscita dalla doccia, non so che aspetto ho, spero decente. Lo specchio, come potete vedere, è sempre coperto ed è stranissimo perché forse non siamo abituati, cioè forse non ce ne rendiamo conto, ma ci specchiamo costantemente, almeno io. Dovrei parlare per me, almeno io mi specchio costantemente, ragazzi. Cioè, è preoccupante questa cosa, nel senso che saranno passati 20 minuti dall'inizio di questa challenge e già mi sembra di impazzire, perché quando mi lavo i denti, mi guardo allo specchio, passo il filo interdentale, mi guardo allo specchio, poi lavo il viso, mi guardo allo specchio, faccio la doccia, esco, mi guardo allo specchio, sistemo i capelli, metto la crema, adesso non so come sarà sinceramente, anche mentre mi asciugo i capelli mi guardo allo specchio, cioè è normale, credo, no? Sì, probabilmente non sono a fuoco e non so nemmeno se riuscite a vedermi, perché non riesco, cioè non vedendo lo schermo della videocamera non so nemmeno se sono nell'inquadratura oppure no, ma questo video è così, questa è la challenge, ragazzi, non posso guardarmi né nello schermo né in nessun altro coso riflettente. Ok, allora devo mettere, prima di asciugare i capelli, assolutamente la crema, e ho quella per gli occhi che è la Creamy Eye Treatment with Avocado di Kiehl's, e poi ho anche la crema viso, la Ultra Facial Cream, sempre di Kiehl's. Più o meno so, cioè è un po' difficile applicare la crema senza lo specchio, mi sto rendendo conto, perché non sai esattamente quanto prodotto devi prendere. Credo che questa sia più o meno la quantità che di solito applico, almeno me lo auguro. Più che altro, vabbè, la crema almeno è trasparente e si assorbe, la cosa problematica sarà il trucco. Credo qui di aver un po' esagerato, ma oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Ok, aggiungiamo un po' da quest'altra parte. Non riesco nemmeno a capire se la sto applicando bene o se sto facendo un casino mostruoso. Credo di esserci più o meno. Probabilmente non sarà tutta, non si sarà assorbita, ma dettagli. Allora, crema per il viso, qui anche
sinceramente non so quanta ne devo prendere, non so come mai, ma facciamo così e la applichiamo un po' ovunque. È quella che avanza sul collo e décolleté. Mai dimenticarsi del collo e décolleté. C'è stato un periodo in cui non applicavo la crema, cioè l'applicavo sul collo, non sul décolleté, e avevo tutto il décolleté secco. Ok, probabilmente sarò rosso peperona in questo momento, ma quando applico la crema è sempre così, perché la mia pelle è talmente delicata che basta toccarla e diventa rossa. Quindi non vi preoccupate se sono veramente rosso o aragosta in questo momento. È normale, procede tutto secondo i piani. Pronta con il phon, spero di essere nell'inquadratura anche adesso. La cosa strana con il phon è che io di solito faccio un po' lo styling dei capelli, che in questo momento probabilmente saranno scemi, ma faccio un po' lo styling ai capelli mentre li asciugo, nel senso che li metto magari, vedo dove fare la riga, vedo come voglio che stiano, eccetera, eccetera. E un pochino, tra virgolette, non li liscio, ma li faccio stare a bado, diciamo, li metto un pochino a bado, li tengo un pochino a bado con il phon. Adesso questa cosa non la potrò fare, quindi probabilmente dopo che mi sono asciugata i capelli verrò fuori un cespuglio. Non so in quale stato siano, non so in quale stato sia la mia pelle, ma spero che la crema a questo punto, se prima avevo delle chiazze di crema, sia assorbita completamente. Adesso passerò la Tangle Teaser, la spazzola, nella speranza che i capelli, spegniamo la ventola così magari non fa più casino, nella speranza che i capelli siano quantomeno pettinati. Perché decenti non posso sperare che lo siano, perché non ho idea nemmeno di dove sia. No, penso che più o meno la riga sia, cioè si sia aperta e sia caduta dove doveva stare, credo, spero. E magari pettinandoli, spazzolandoli, sono un pochino più decenti. Ditemi di sì, vi prego. Ok, adesso inizierà la parte più tragica di tutta la giornata. Assieme forse allo struccaggio questa sera, perché sarà grave anche vedere, cioè struccarmi senza sapere se vedermi se effettivamente mi sono struccata bene, specialmente gli occhi. Però adesso passiamo alla parte trucco, ragazzi, che secondo me sarà veramente la parte più tragica e più difficile di tutto il video. Qui ci sono le specchiere alla mia sinistra, ma non volevo assolutamente guardarti, guardarle. Lo sapete, di là ho appunto degli specchi molto ampi che non potrei ricoprire, ma non mi sono guardata, non mi sono guardata, e adesso nel mio studio, nella mia make-up room, per il trucco. Oh my god. No, ho pensato che forse è meglio se prima mi vesto e poi mi trucco, perché di solito, cioè a volte mi trucco prima, però poi vestendomi rischio di rovinare il trucco e non potendomi, non mi guardo allo specchio, nello specchiere, non mi guardo, e non potendomi poi sistemare il trucco, cioè vedermi allo specchio, rischio di uscire veramente con il trucco disastrato, quindi è meglio se prima mi vesto. E anche qui devo scegliere un outfit che so che mi sta bene, che non devo sistemare, perché cioè se non posso vedermi allo specchio come faccio? Ok, quindi farò una cosa molto easy, tipo un paio di jeans e un body, presumo, visto che fuori non fa così caldo oggi, quindi posso mettere tranquillamente jeans e scarpe da ginnastica. Ok, non voglio andare troppo avanti per non vedermi allo specchio, perché lì c'è uno specchio. Guardate, ok, quindi non voglio andare troppo avanti, spero di essere nell'inquadratura, cosa che ripeterò probabilmente 500 volte oggi. Comunque, questo è il mio outfit. Ho messo una t-shirt e una t-shirt Saint Laurent, non lo so pronunciare, mai lo saprò. Ho la cintura, quella Gucci che indosso sempre. Jeans di ASOS, veramente outfit super super semplice, almeno così so che non devo vedermi allo specchio e che vado bene. Ho fatto semplicemente il nodo in vita qui alla t-shirt e devo soltanto ancora mettere le scarpe da ginnastica, mentre come borsetta oggi ho questa e lo zainetto di Chanel. E metterò ancora soltanto le collane, perché gli orecchini già li ho, sono quelli della mia candela, e ho messo anello e orologio Cartier, anche se devo ancora portarlo a stringere, ce l'ho da un anno, tipo, vergognoso. E metterò ancora soltanto le collane, e dopodiché come outfit ci siamo e arriviamo al tanto temuto momento del trucco. Ok, ho lavato la spugnetta e adesso coprirò questo specchio perché non voglio assolutamente vedermi, e vado a prendere
l'asciugamano che c'è in bagno e coprirò lo specchio, così siamo sicuri di non dare neanche un'occhiatina per sbaglio, ok? Ok, allora, non so se riesco a farlo tenendo la videocamera, non so se è abbastanza grande questo asciugamano. Specchio coperto, accenderò la luce non tanto per me quanto per voi, così magari riuscite a vedermi meglio. Di solito posiziono la videocamera qua, quindi spero che l'inquadratura sia decente. Primer, che non mi preoccupa tanto, mi preoccupa lo step dopo, perché il primer è trasparente e quindi puoi pure sbagliare, tanto non si vede. Quello che mi preoccupa, come potete... i gatti, come potete immaginare, è il fondotinta, e non metterò ombretti per ovvie ragioni, e poi mi preoccupa tanto 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 anche il mascara, ma cercherò piuttosto di truccarmi di meno piuttosto che truccarmi un po' di più e rischiare. Non so se capite cosa intendo, ma magari metterò un po' di meno rispetto al normale, così almeno sono bene o male sicura. Fondotinta uso il Forever di Dior, che ragazzi avevo a casa di Eric e adesso l'ho riscoperto e non posso farne a meno, è fantastico ed è super naturale, quindi spero che sia decente anche se mi trucco senza lo specchio, perché ragazzi è da stamattina che non mi vedo allo specchio ed è una cosa veramente bizzarra, cioè ve lo dico, noi non ci rendiamo conto di quanto ci specchiamo, o almeno forse per quanto mi riguarda, o forse per quanto riguarda le donne, ma mi sta mancando così tanto sta cosa che è assurdo, cioè è veramente veramente bizzarro. Non pensavo che fosse così difficile, pensavo di arrivare al momento del trucco senza alcun tipo di problema, invece no, già mettere la crema o asciugarmi i capelli senza potermi guardare allo specchio è stato problematico, per non dire altro. Più che altro, se non dovessi uscire, dire boh, ma chi se ne frega, faccio la challenge, tanto per, ma io devo uscire. Continuo a picchiettare all'infinito, sempre sperando di sfumare eventuali chiazze. Ok, secondo me ci siamo. Continuo ad applicare il fondotinta perché mi manca la fronte, credo, e anche il naso. Cioè la fronte sicuro, ma credo anche il naso. È strano perché non ti rendi conto di quello che fai, perché di solito non ci fai caso, perché tanto puoi guardarti. Invece io adesso che non mi posso guardare, non mi ricordo esattamente in quali punti l'ho applicato. Oh mio Dio. E tra l'altro non so se questi jeans mi stanno molto bene sulla parte posteriore, quindi non potendomi vedere sono un po' in ansia anche per quello. Ma vabbè, ma vabbè. Questa è la challenge e questo faremo. Allora, correttore, che è questo, sto usando quello di Fenty Beauty, che non è affatto male. Il problema è che adesso non so quanto applicherò. Oh mio Dio. Ok. Di solito uso una parte dello scovolino per un occhio, l'altra parte per l'altro, quindi dovrei essere più o meno giusta, molto più o meno. E poi quello che mi rimane di solito lo metto qua, così. E anche qua devo sfumare molto di più del necessario. Che ore sono? Mamma mia, sono già in ritardo. Devo sfumare molto più del necessario perché ho paura di non sfumare abbastanza, quindi picchiettiamo all'infinito. Cipria, uso sempre quella di Urban Decay, la The Slick. E non guardati nello specchietto, Nicole, assolutamente. Allora, un pochino sotto gli occhi, che un pochino probabilmente sarà troppo, perché non riesco a capire quanto applico. Ok, e adesso con il pennello, sempre senza guardarmi, la stendo anche sul resto del viso. Allora, terra, e qui è un po' un problema perché di solito faccio un bel contouring, ma stavolta non so che cosa sarò in grado di fare, sinceramente. Di solito faccio un po' di contouring così, sotto gli zigomi e un po' vicino alle tempie. Oh my god, non so che cosa ne uscirà. Sto cercando veramente, sto applicando talmente poco prodotto, così dico boh, se sbaglio bene o male non si vedrà tantissimo, almeno me lo auguro. Poi blush, e non vi ho detto cosa sto usando il Cheek Leaders
sia per quanto riguarda la terra, perché c'è la Hoola, la mia preferita, che il Dandelion, che è uno dei miei blush preferiti, perché è molto naturale, però si vede. Ok. Mamma mia, ho una paura di applicare troppo blush e di andare in giro come Heidi. Ok, anche qua sfumiamolo via, applichiamo e poi sfumiamo via, cioè, togliamo tutto. Ok, illuminante che sto applicando da un po' di tempo sempre e uso quello della palette di Chiara Ferragni, sempre quello più chiaro, mi piace un sacco. Allora, qui dovrei più o meno sapere dove applicarlo. Allora, qua, quindi sopra lo zigomo e poi sotto il sopracciglio. Ma io come le faccio? Mamma mia, mi è venuto, ragazzi, mi è venuto un infarto adesso pensando che mi devo fare le sopracciglia. Ma come faccio a fare le sopracciglia? Non vedo niente. Oh my god. Allora, poi illuminante, di solito lo metto sulla punta del naso, un po' lo porto in alto. Ah sì, poi con il pennello della terra applico un po' di terra anche sulla punta del naso sotto, così lo alzo un po', e poi l'illuminante lo metto anche sull'arco di Cupido, così. Ok, non so quanto ne ho messo, probabilmente troppo. Adesso, allora, sarebbe il turno delle sopracciglia, ma rinviamo questo momento tragico e andiamo a mettere il mascara. Disclaimer, non so che facce faccio quando applico il mascara, perdonatemi, ok? Intanto guardo l'ora perché sono in stra ritardo. Non so se applicarlo anche sulle ciglia inferiori, magari facciamolo ma proprio poco poco. Secondo me non ho applicato niente. Non mi sto rendendo conto se ne sto mettendo 10 quintali o se non sto applicando nulla. È strana sta cosa. Il problema adesso è questo. Uso la Brow Contour Pro per le sopracciglia. Il problema è che è un po' tragico perché, ragazzi, cioè, come faccio? Un po' a caso. Qui, no, di qua ho uno spazio che devo riempire. No, vabbè, è impossibile. Cioè, le faccio proprio poco, 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 perché rischio di fare più danni che altro. Qui, qui so che ho uno spazietto che devo riempire. Che proprio ho il sopracciglio con questo spazio, naturalmente, e non mi crescono lì. Oddio! Com'è, ragazzi? Vi prego, ditemi che sono decente. No, vabbè, ho paura. Basta, 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 basta. Non voglio riempirle troppo, altrimenti rischio grosso. Non mi resta che applicare il rossetto. E qua, che rossetto applico? Che non... Beh, sicuramente avevo una mezza idea di mettere il rossetto rosso. Poi mi sono detta, Nicola, sei fuori di testa. Matte Romance Honeymoon. Mettiamo questo, non mi ricordo com'è. È di Mesauda. Come, ragazzi, aiutatemi. Sempre l'All Nighter Urban Decay. Alright. E adesso io così ci esco, ragazzi. Ammirate. Vi faccio vedere bene, sperando che sia tutto decente e di non avere troppe sbavature. Gatto Max, non so che cosa sta facendo là. Gatto Max! Annusa il muro, perché no? Ok? Ok, let's go. Sono quasi arrivata a fare il semipermanente e ho la sensazione che per la strada tutti mi guardino perché magari sono truccata male o ho una macchia in faccia, che ne so, boh, non lo so. Strana sta cosa. Comunque, non ci vorrà ancora molto, per fortuna. Ok, sono in ascensore, sto andando a trovare mia mamma. Ragazzi, c'è lo specchio qui e sto evitando di guardarmi allo specchio, quindi non so ancora come sono messa, però ho fatto le unghie da Goran, ho fatto il semipermanente e ho evitato in tutti i modi di guardarmi allo specchio. Quindi sono... sta andando bene. E tra l'altro ho fatto anche un po' di shopping da Calzedonia, ho preso qualche costume nuovo. Comunque, la sfida sta andando e non sto imbrogliando. Ok, ragazzi, sono tornata a casa e sto continuando bene con la challenge perché non sto imbrogliando, anche se
Non vi nascondo che in automatico, proprio due volte a casa di mia mamma, lei ha tipo dei quadretti sul muro che hanno, cioè sono tipo degli specchi, quindi ti puoi vedere, e sono abituata a guardarmi prima di uscire, e mi è capitato due volte prima di uscire che ero in piedi di guardarmi, poi mi sono detta ah no, non devo, quindi è veramente veramente strano, perché non ci pensi, lo fai in automatico, e probabilmente non mi rendevo conto di quante volte mi specchiassi in una giornata. Adesso me ne sto rendendo conto, però sono molto brava, in bagno sto attenta a non specchiarmi, anche se è difficile. E adesso però mi cambio e tra un po' sarà il momento dello struccaggio. E vi devo dire la verità, a volte mi è capitato di struccarmi magari guardando un film eccetera, però dopo essermi struccata vado comunque, forse è meglio che io stia verso la luce, perché non vedendomi nel monitor non so com'è la luce, se è decente o no, però di solito dopo essermi struccata, cioè mi capita di struccarmi guardando appunto la TV, un film eccetera, Netflix, però poi vado a guardarmi e se non mi sono tolta tutto il trucco come devo, continuo e mi strucco ancora un po', e soprattutto sono preoccupata come sarà per gli occhi, perché il mascara tante volte magari strofini, pensi di averlo tolto tutto, invece non è così, quindi vedremo. E se la mia voce è strana, ragazzi, è perché non so regolare bene il volume, perché ho questo orecchio completamente chiuso, è come se fossi andata sott'acqua, ma non è così, e non so come mai, quindi probabilmente o sto parlando troppo ad alta voce o troppo sottovoce, non lo so, se è così scusatemi. Comunque adesso mi cambio e tra un po' arriveremo al momento dello struccaggio, che anche quello sarà interessante, mi sa. Ok, spero di essere a fuoco. Mi rimetto come all'inizio giornata qui, anzi, perché qui ho lo specchio e in realtà volevo comunque struccarmi verso, cioè in questa direzione, in modo da non guardarmi, però per essere corretta andrò proprio a coprirlo lo specchio, così non rischio di cadere in tentazione, diciamo così. Quindi copriamo per bene. Ok, e adesso posso finalmente struccarmi, anche se mi sono vista di sfuggita nell'ascensore per sbaglio praticamente, e poi da Goran, perché c'erano solo specchi praticamente, quindi sono stata attenta a non guardarmi, stavo al cellulare o comunque guardavo mentre mi faceva le unghie, però mi sono vista di sfuggita e ho visto che il trucco non era malissimo, però ho visto tipo una sbavatura qua, ma magari guardate di nuovo voi da vicino, non so se, in realtà mi sono truccata talmente poco che sono andata proprio sul sicuro, ma cavolo, dovevo uscire, perdonatemi davvero se la mia voce è strana, ma non riesco a capire se grido o se parlo troppo piano, perché quando, cioè sono tipo sorda da un orecchio, boh, non lo so, spero che mi passi questa cosa perché è veramente fastidiosa, cioè spero che mi passi presto. Comunque è arrivato il momento di struccarmi e useremo per gli occhi il Dare Real Remover di Benefit, per il viso invece questa acqua, no, è una schiuma micellare, appunto per struccare il viso, però non può essere usata sugli occhi, quindi sugli occhi usiamo questo che è sicuro e non brucia, perché l'altra brucia, l'ho usata e poi mi sono resa conto giorni fa che non è esattamente adatta agli occhi, c'è scritto non entrare in contatto con gli occhi, quindi direi che non è il caso. Comunque mentre mi strucco vorrei anche un attimino fare il punto di questa giornata, perché ragazzi, a parte che quando mi strucco posso guardare se il dischetto di cotone è ancora sporco, e fino a quando non esce pulito praticamente dovrei continuare a struccarmi, per capire, per struccarmi proprio completamente, perché ho paura di andare a dormire con il trucco addosso, che è una cosa che detesto, non voglio proprio farlo. E alla fin fine mi sono resa conto che, cioè io pensavo di specchiarmi tipo la mattina e quando mi trucco ovviamente, invece ci specchiamo, almeno io mi specchio costantemente, cioè per una cosa o per l'altra, anche per riapplicare, per esempio una cosa che non sono riuscita a fare, infatti il mio rossetto già a metà giornata barra inizio sera, il mio rossetto se n'era completamente andato, però non volevo ritoccarlo durante la giornata perché avevo paura di sbavare e quindi non l'ho riapplicato. Questa è stata una cosa che mi è un po' mancata. Sta bruciando tantissimo l'occhio in realtà. Di solito questo eye makeup remover non brucia, ma oggi sì. Comunque è stato molto molto bizzarro, non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto specchiarmi, cioè pensavo che mi sarebbe mancato quando mi trucco, quando metto la crema, quando per esempio ho asciugato i capelli e non ho potuto fare lo chignon,
Ma in realtà mi è mancato, cioè mi è mancato tantissimo, però mi è mancato in queste istanze, mi è mancato tantissimo, però mi è mancato tantissimo anche quando, cioè, nei vari momenti della giornata volevo controllare il trucco, volevo controllare il rossetto e non ho potuto farlo. È stato molto, molto, molto strano e adesso continuerò perché le 24 ore scatteranno domani mattina quando mi sveglio, quindi che poi alla fine è sempre ora di pranzo quando mi sveglio, lo sapete. Però saranno esattamente 24 ore e quindi, mio Dio, non lo so, non l'ho mai fatta questa cosa, e pensare di aver vissuto 24 ore senza specchiarmi, senza guardarmi nella videocamera del cellulare, che in realtà una volta l'ho fatto perché ho filmato le stories per i miei canali, però uno l'ho fatto con il filtro, due l'ho fatto appena sveglia, quindi non mi sono vista assolutamente dopo, però erano delle stories che dovevo lanciare, però a parte questo non mi sono proprio vista e ragazzi, posso dirvi una cosa? Perdi un po' il senso del tuo cioè del tuo della tua persona fisica, non so, cioè penso che se smettessimo di specchiarci, non voglio adesso addentrarmi in pensieri filosofici o troppo profondi per quanto riguarda il mio canale e le tematiche che tratto, però se non ci specchiassimo, comunque se ci specchiassimo di meno, significativamente di meno, penso che perderemmo un po' questo senso di sé e forse daremmo un pochino più importanza a quello che siamo dentro, perché quando non ti vedi ti dimentichi l'aspetto che hai, cioè ovviamente non è che non vedendomi per 24 ore mi sono dimenticata dell'aspetto che ho, però magari ci dai un pochino meno peso e non lo so, è strano, cioè ovviamente non penso che in molti di voi la proveranno questa cosa, però se vi capita di poter stare 24 ore senza specchiarvi, ragazzi, provate. Perché poi vi giuro che, non lo so, date, se io non mi specchiassi mai, ok, probabilmente non darei nemmeno importanza all'aspetto che ho. La darebbero gli altri, ma non io, perché tanto non mi vedo, quindi che me frega. Cioè, non so se ha un senso quello che dico o se riuscite a capire quello che ho pensato, ma è vero. Tu non ti vedi e quindi non dai importanza all'aspetto fisico perché non ti vedi. Ovviamente gli altri danno importanza al tuo aspetto fisico perché ti vedono, però tu no. E questa cosa è molto strana e non pensavo che a fine giornata avrei realizzato questa cosa, però vi garantisco che è così. E se per 24 ore già mi fa questo effetto, posso solo immaginare che cosa potrebbe succedere se io non mi specchiassi per tipo, non lo so, una settimana. Cioè penso che perderei completamente, o almeno temporaneamente, il senso del me fisico, cioè dell'io fisico, e starei forse più attenta a quello che sono io. O forse perché ci concentriamo su quello che siamo esternamente, perché comunque ci vediamo costantemente. O nelle videocamere, nelle fotografie, o appunto ci vediamo allo specchio, nei selfie, e invece così è quasi piacevole, vi devo dire la verità, perché non dà importanza all'immagine, non te ne frega proprio minimamente, cioè in realtà mi interessava, poi verso fine giornata mi sono resa conto che, cioè, tanto non mi vedo, quindi non è che posso fare granché, ed è stata un po' una liberazione in questo senso, quindi bizzarra questa cosa, ma un'esperienza, cioè non come alcune challenge che non rifarei se devo essere sincera, è un'esperienza che rifarei, un'esperienza interessante. Vi sfido a fare lo stesso, anche solo per una giornata, anche se non fate i video, ovviamente, ma provateci, vi garantisco che è molto più dura di quanto si possa pensare, almeno per me è stato così. E niente ragazzi, questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi ricordo che se mi lasciate commenti, messaggi, io li leggo sempre tutti tutti tutti, anche se non riesco a rispondere a tutti 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 perché solo su YouTube siete più di 700.000, che è un numero, cioè se provo a immaginarmelo, è un numero gigantesco ragazzi, siete
veramente veramente tanti. Se poi sommiamo a quanti siete su Instagram, siamo oltre il milione, e senza parlare di Facebook, perché è Twitter che arriviamo quasi al 1,5 milioni, ed è una cosa enorme per me, quindi non riesco a rispondere ad ognuno, però quando mi scrivete leggo sempre tutto, cerco sempre di mettervi un cuoricino, e magari se intanto mi fate la stessa domanda poi cerco di rispondere in video, così la mia risposta in video arriva anche a tutti voi ed è più semplice e funziona di più, perché tipo se rispondo ad un commento magari non viene visto da tutti voi, invece se rispondo in video vedete la mia risposta in tanti. Comunque scrivetemi perché leggo sempre tutto e vi voglio tanto bene. Un bacio grande, ciao, a domani.